Siete mai stati a Rodi? E siete mai passati da questa parte? Soprattutto da questa parte? No? Vabbè, mo ve la racconto io sta cosa. Quindi seguitemi. Ancora non basta. Buongiorno. Io mi fido di Dina, che tra un po' conoscerete, quindi... Quindi faccio fare a lei. Vai a fare tutto a lei. Come partiamo, ecco, Franco? Qua, signore, con del crudo di mare, ricci, canonicchi, ostiche, capesante e poi. Questa è una bruschetta con salicornia, pomodorini e olive. Questo è del cotto di mare, invece, con delle cozze di pino. Quindi questo è solo l'antipasto, crudo di mare, bruschetta con la salicornia, che è qualcosa di eccezionale, dovete venire, cresce solo da noi, quindi dovete venire qui, olive, cozze, gratinate e insalata di mare. Vabbè, signori, come si dice, quando il lavoro chiama bisogna rispondere. Non è finito l'antipasto, c'è ancora la pepata di cozze. Ecco, lei è Dina. Vabbè. Beh. Dina, è con permesso? Vieni, vieni. Quanto tempo ci hai messo per prepararmi sta zuppa? Allora ci vuole un po', perché comunque faccio prima il soffritto, poi ci metto prima i crostacei, poi ci aggiungo il pomodoro, lo sfumo, prima del pomodoro lo sfumo col vino, poi ci metto le cozze e alla fine di tutto ci metto il pesce con le spine, perché quello cuoce subito. Ragazzi, e io questa roba adesso devo mangiare per onestà. Faccio la prova del 9, in zuppo, assaggio. Alla prova del 9 metto 10. Ecco qua, le 7 richiene, la specialità del posto. Seccia chiene, seccia chiene, seccia chiene. Gli altri secondi li impegno così. Lei alla fine è dolce in fondo e dolce in fondo. La crostata me l'ha preparata stanotte, perché io lo so. Sì. Confermi? Sì. Ok. L'arancino l'hai fatto con le arance che va a raccogliere Gianfranco nella campagna del fratello. Quindi diciamo che non c'è chilometro di giro, qua sono tre passi. Perché secondo me siete un'eccellenza, perché raccontate il territorio a modo vostro in una maniera semplicissima e chi passa di qui nemmeno lo sa e si ritrova in un'esperienza bellissima. Nostro uomo. Il nostro uomo. E siccome lo facciamo veramente con piacere, noi mangiamo anche con i proprietari.